Nel mondo della crisi del lavoro ci sono tanti casi, tante situazioni eclatanti di cui si parla dalla mattina alla sera. Penso al caso Ilva ArcelorMittal ed è giusto così, ma ci sono altrettante situazioni meritevoli di attenzione perché non devono esistere i lavoratori di serie A e i lavoratori di serie B, tanto più se, come vedremo tra un po', le motivazioni per le quali queste persone, questi lavoratori, queste lavoratrici sono letteralmente state fatte fuori sono motivazioni assurde, incredibili, ridicole. È il caso appunto dei lavoratori della Dussmann, un caso che riguarda 4.000 tagli in tutta Italia, ma in particolar modo con riferimento alla nostra realtà ionica di Taranto e provincia parliamo di circa 200 casi. Persone che da febbraio si trovano tagliate fuori, ora scopriremo perché, si sono rivolte ad alcune realtà sindacali, a patronati, ma purtroppo, come si suol dire, le trombe di Eustachio fanno tutta una comunicazione, da un orecchio entra e dall'altro esce. E allora iniziamo, la signora mi ha contattato, ha voluto che di questo dramma venisse a conoscenza l'intera collettività, perché ora ripeto, ci sono questi casi di grandi aziende, di crisi di grandi aziende, c'è il coronavirus, c'è questa gente che non può mangiare alla fine per tutto il mese. Buonasera, niente, noi siamo 4.000 esclusi per tutta Italia, però qui su Taranto siamo in 200 circa, siamo sospesi con l'articolo 34 in quanto l'azienda ci ha messo così. Ecco, voi operate nell'ambito della pulizia delle scuole, e questo è il vostro settore di operativo, diciamo. Certo. Io non sono rientrata non avendo la qualifica della terza media, come tanti altri. E niente, la Dussmann ci ha messo con questo articolo 34 di cui senza retribuzione e senza ammortizzatori sociali. Dal primo aprile ci ha mandato una lettera, ci ha destinati a 1200 chilometri, poi con i sindacati ci siamo... Persona da Taranto dovrebbe andare in Piemonte, anzi no, dove? In Piemonte, in Valtellina. E quindi niente, poi i sindacati hanno fatto in modo di sospendere questa cosa e siamo sospesi fino al 9 maggio, giusto? Niente, siamo senza fisse perché si sono messi d'accordo con i sindacati di darci questo ammortizzatore sociale che non arriva e siamo a casa, siamo così. C'è un bando che forse si farà a settembre per gli esclusi. Però ci sono le categorie di altri sindacati che tentano di far portare a full time gli internalizzati già. Quindi noi vogliamo il nostro lavoro, anche part time. Ecco, mi fa specie e mi fa impressione favorevolmente, nel senso che comprendo il dramma. Vedete, una delle persone qui, noi 4.000 esclusi dallo Stato e dalla internalizzazione, chiediamo di riavere la nostra dignità. La classe politica, il signor Conte che tanto parla, il signor Di Maio che diceva che in Italia era stata sconfitta la povertà, questi casi concreti, perché io sono un giornalista di strada, nel senso che mi piace il contatto diretto con la gente, non le poltrone o i salotti, bene, parliamo della realtà nuda e cruda. C'è un'altra lavoratrice, sempre della Dussmann, che anche lei è stata esclusa, ma per un'altra ragione. Io sono stata sospesa. Sospesa. Buonasera, io sono stata sospesa perché non avendo, cioè hanno fatto il bando che bisognava avere 10 anni a tempo indeterminato e io pur avendo 23 anni, però non a tempo indeterminato, a tempo determinato, quindi mi hanno esclusa. Come me ce ne sono tantissime. Che sono entrate nel 97 nelle scuole, sempre a fare pulizie. È una cosa assurda, persone che hanno una minore anzianità di lei, quindi lei ha una maggiore anzianità rispetto agli altri, lei viene fatta fuori e gli altri si salvano. Sì, così. E mi hanno mandata a Olbia. A Olbia. Quindi uno Olbia. In Valtellina, l'altra ad Olbia. Sì.
A 3 ore. A 3 ore. Mi scusi, quanto percepisce lei? O percepiva? 4,70. Ecco. Quindi questo... con 470 euro una persona va in Valtellina. Anzi, va a vivere in Valtellina. Signori della Dusman, posso dirvi una cosa? Siete dei grandi pagliacci. Posso dire e mi assumo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo. Pagliacci. Io sono stata anche un'altra che a Natale, cioè a dicembre, ho percepito una busta paga di 172 euro. 172 euro, cioè che mi avevano dato il bonus di Renzi che non mi spettava, nonostante tutto io feci la rinuncia all'azienda delle 80 euro, loro me li hanno dovuti mandare e poi se li sono tenuti a dicembre, io ho avuto una busta paga di 172 euro, dicembre. La cosa assurda, se non fosse una situazione drammatica ci sarebbe da sorridere, ma purtroppo c'è poco da sorridere. Ma dico, il criterio, no? Il cervello di questa gente si è oscurato, cioè mi sembra una caricatura. Cioè, lo ripeto ancora una volta, immaginate che una persona con 470 euro va a vivere in Valtellina, quindi si dà il caso che dovrebbe avere una casa dove dormire. Penso, no? Non penso che dovreste dormire sotto i ponti, dovreste mangiare. Ma dico, considerando che lì, in quelle zone, il tenore di vita, il costo della vita non è quello di Taranto, è di gran lunga superiore. E allora, queste, mi scusi, sono le ditte che ci hanno sfruttato anche lavorando ad orari in più, che non abbiamo mai percepito niente, però per tenerci il lavoro abbiamo piegato la testa e lavorato. Dopodiché abbiamo scritto email a Conte, Gallo, cioè questi ci hanno proprio abbandonati, ci hanno lasciato così, come se fossimo proprio, non lo so, delle cavie umane per loro. Che dobbiamo fare noi per dare da mangiare ai nostri figli, per pagare tutte le tasse che comunque ci arrivano e non ci possiamo rifiutare? Cioè, a che punto dobbiamo arrivare? Non sappiamo più a che punto arrivare. A me mi hanno mandato a Milano. A Milano? Sì. Il giro d'Italia, ma nessuno ha avuto l'idea di mandarvi al sud, no? A Palermo? Io a Palermo, quindi... Anche le isole? Sì, quindi sì, la, sì. La Sardegna e la Sicilia, poi Milano, Firenze? Sardegna. Sardegna, ecco. Sardegna. Io dove sta Heidi? In montagna. Ah, in montagna. Bellina, sì, sì. Alla fine non abbiamo neanche i soldi per fare il biglietto per poterci andare. Ma questo qui è stato tutto un gioco delle ditte, perché non è solamente la Dusman, e sono tutte le ditte, anche le ditte che stanno a Roma, l'IBM, altre ditte, Global Service, si sono accordati, che si sono accordati su questo fatto qua. Cioè quelli là del nord li stanno mandando a Lecce a lavorare a noi perché vogliono che... Perché vi vogliono fare fuori, perché chiaramente quello del nord non viene al sud e quello del sud non va al nord. Ci dobbiamo licenziare noi, loro non ci vogliono licenziare. Allora non ci devono licenziare loro, ci dobbiamo licenziare noi. E comunque con l'articolo 34 che loro ci hanno posto, noi non abbiamo nessun diritto agli ammortizzatori sociali, non possiamo fare nessuna domanda di Covid, non possiamo fare niente, siamo fermi, bloccati. E comunque non abbiamo neanche una risposta per il secondo bando, da nessun sindacato. Ecco, vi siete rivolti, dico così, al sindaco per esempio? Noi siamo andati a Ginosa dal sindaco. Come sindaco di Ginosa, sì. Ma dico anche quello di Taranto, no? Sì, noi a Ginosa abbiamo avuto un incontro col sindaco che ha detto che doveva fare qualcosa per noi, ma... È tutto un 5 stelle, un 5 stelle il sindaco di Ginosa, che non ha fatto niente. Eh sì, ma perché niente. Di Maio aveva detto che la povertà era stata sconfitta. Si svegliò una mattina e disse, sì, sì, ho sconfitto la povertà. Allora noi siamo ricchi. Siamo ricchi. Con queste lettere qui siamo ricchi. Beh, voi avete un grosso reddito, quindi sì, potrete andare a fare la bella vita in... Io la rabbia che ho vorrei dire proprio a questi dei 5 Stelle, a Conte pure in particolare, ma loro mangiano, c'hanno dei soldi che potrebbero aiutare chi non riescono ad aiutare, ci stanno mettendo ancora più nella merda di come ci hanno messo. Che cosa dobbiamo fare?
Anche perché un'altra cosa volevo dire io, questa internalizzazione che è stata fatta era per entrare nelle scuole con lo Stato, quindi la ditta, dal momento che hanno avuto questa internalizzazione dallo Stato, le ditte sono state messe fuori, perché loro hanno continuato a tenerci con la sospensione dell'articolo 34, quando loro ci potevano licenziare e noi potevamo prendere fino alla venuta del secondo bando, potevamo avere degli ammortizzatori sociali, cioè la NASPI, potevamo chiedere la NASPI tranquillamente, e invece loro ci hanno tenuto in ostaggio, perché questo è un ostaggio. Siamo ostaggi perché chi è stato internalizzato comunque sta a casa per 4 giorni che hanno lavorato, stanno prendendo uno stipendio e stanno seduti, noi non riusciamo neanche a mangiare tra poco. Questi hanno avuto adesso i 2 mesi di prova che hanno avuto, e sono stati già messi a posto, perché dovevano fare 2 mesi di prova che non li hanno fatti, e quindi ora loro stanno tranquilli, dormono sonni tranquilli. Comunque ora c'è sto problema del coronavirus e va bene, però Conte, tieni presente che noi veniamo a Roma, noi siamo agguerrite perché stiamo facendo veramente la fame, cioè abbiamo dei bambini o delle persone malate da portare avanti, noi saremo a Roma, comunque ci arrestassero, facessero quello che vogliono. Con tutta la rappresentanza dei 4.000 d'Italia. Tutti, sì, da tutta Italia, perché questo è un problema di tutta Italia. Ecco, io mi permetto di dire, voi siete la maggior parte di Taranto, Ginosa? Taranto, ecco, Grottaglie. Dico, a questo punto il sindaco dei 5 Stelle, pare che di Ginosa, pare che abbia lasciato così, si sia dato per vinto. Però contattate gli altri sindaci, quindi non so, il sindaco di Taranto, il sindaco di Grottaglie, il sindaco dei comuni cui appartenete. Devo andare a chi l'ha visto però. Il Palazzo di Città è a 2 passi da qua. Guardi, lo so, l'ho fatto per tanti anni, però dobbiamo andare a chi. No, ecco, quello che io ora bando al di là delle chiacchiere, delle battute, però ecco, un intervento istituzionale, no? Dico, con la figura del primo cittadino, sia esso di Taranto, di Grottaglie, anzi sarebbe opportuno che i sindaci, a prescindere dal colore politico, il sindaco di Grottaglie, il sindaco di Taranto, il sindaco di Ginosa, non so, dei vari comuni di appartenenza, quantomeno portassero all'attenzione nazionale questa situazione, perché stiamo parlando di 200 persone che non devono cadere nell'anonimato. Il problema è che noi lo stiamo facendo, però non vediamo risultati né dai sindacati né dai sindaci, né siamo proprio abbandonati a noi stessi, perciò questa guerra è come se la stiamo facendo, la guerra dei poveri, la guerra tra noi, perché alla fine non abbiamo una mano da nessuno, niente, ecco perché abbiamo anche avuto il piacere di contattare lei. Va bene, anzi va male. Le mie porte della mia realtà televisiva sono aperte perché non ho padroni e quindi non sono tenuto a dare conto a nessuno se non alla mia coscienza e ai cittadini. Informatemi sui passi successivi e ripeto in conclusione il consiglio di incontrare i vari sindaci, perché al di là di certi magari iniziali o anche successivi così disattenzioni, successive disattenzioni nei vostri confronti, però comunque che piaccia o no, bello o brutto che sia un sindaco, comunque è una figura. È una figura istituzionale, una figura istituzionale con cui necessariamente si deve avere a che fare. Certo, ora vediamo, è giusto mantenere le distanze, poi a Milano vengono multati i ristoratori con 400 euro e i boss della mafia vengono liberati. Questo proprio, questa è l'Italia governata da un pagliaccio come Conte, c'è poco da dire. È un pagliaccio, deve andare a casa, deve andare a casa, parlo per me come parlo pure per le mie colleghe. Ma penso che la maggior parte degli italiani, perché poi l'italiano all'inizio si è fatto ammaliare dalle belle parole, no? Di Conte, da questo tono simpatico, è un bell'uomo, sa convincere, però poi quando alla fine del mese i soldi non arrivano, la gente non va a
mangiare a casa di Conte. Quando va in televisione poi ti chiede pure scusa perché stanno avendo dei ritardi. Sì, così la gente va a mangiare a casa sua. Bravo, infatti. No, siamo proprio arrabbiatissimi. In bocca al lupo, siamo con voi. Grazie. Grazie.